L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, una quartina del primo pomeriggio. Rose rosso carminio e calici di vino frizzante accarezzano marmori davanzali rosa confetto. La passione rovente abbraccia principe e principessa ai piedi di un armonico cofanetto. Il tempo e tren mastica velocemente. Fantastiche gioie e atroci dolori, un lungo ponte ferroso si erge, goliardi tra quei tumultuosi mari. Cosa vuol dire tutto ciò? Quindi c'è un po' questa riflessione tra quello che è un davanzale, sempre un davanzale in genere dove si raccolgono tante sensazioni, in genere dove il principe e la principessa, gli amati, le persone amate sono spesso venute vicine, e su questi davanzali, davanzali a tratti pietrosi, ma il più delle volte marmorei, dicevo rosa confetto perché mi piace questa delicatezza un pochettino del rosa confetto, e là dove ci sono le rose rosse su questo davanzale. Pensate a un gruppetto di rose rosse, magari anche intrecciate tra di loro, rosso carmino, un rosso bello, sostenuto, e questi calici di vino, un vino rosso borgogna, magari un vino frizzante, sai, la piacevolezza di una serata laddove magari c'è un amore verace e soprattutto una passione rovente. Ecco, la passione rovente, questa passione rovente che abbraccia principalmente principe e principessa ai piedi di questo cofanetto armonico. Immaginavo questo cofanetto, un cofanetto non so, tipo grigio perla, un cofanetto perlaceo, là dove c'è il principe e la principessa. Avete presente questi cofanetti? C'era una volta armonico dove c'era quella musichetta e questa c'è questa musica deliziosa, amabile e quant'altro di quando gironzolano il principe e la principessa, magari si rincorrono, si apre il cofanetto e c'è questa musica che è, diciamo, comporta una estasi perpetrata, diciamo, soffusa, piacevole e gradevolissima. Il tempo, spesso volentieri abbiamo detto, un tempo ciclico, un tempo tiranno, un tempo aguzzino del demonio, che cosa fa? Mastica, e mastica, diciamo, velocemente, gioia e dolori. Quindi fantastiche gioie atroci dolori. Quindi c'è questo tempo, siamo schiavi un po' del tempo, perché poi il tempo passa e noi cerchiamo di correre più dal tempo, ma è complicato, il più delle volte il tempo fa veloce più di noi, va veloce più di noi, scusatemi, e cerchiamo un pochettino di, se vogliamo, distaccarci per quanto possibile, non essere, diciamo, avviluppati, avvinghiati, non essere corrosi da questo tempo infame. Poi pensavo a questo lungo, diciamo, immenso, lunghissimo ponte ferroso in ferro battuto, che è un ponte, diciamo, goliardico, abbastanza titanico, di spessore e quant'altro, che cosa fa? È questo ponte tra due tumultuosi mari, tendenzialmente il mare è uno, però vedete, c'è questo ponte che è un trait d'union, un elemento di unione unica che rara tra due amori, diciamo, anch'essi unici nel loro genere, e questo, diciamo, elemento covalente, elemento di unione fra questi due mari che probabilmente non si incontreranno mai, chi lo sa, però c'è questo ponte ferroso che è questa, diciamo, elemento di unione, ripeto, tra questi due mari, tumultuosi mari, questi mari che hanno ognuno il proprio modus vivendi, modus operandi, il loro pensiero, la propria ideologia, e ripeto, mari comunicanti attraverso questo, diciamo, ponte ferroso che è questo elemento di unione perpetrata nel tempo, giustamente, poi ribadisco, non sempre due anime che condividono tante cose sono destinate a stare insieme. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.